Associazione Primavera, da chi inizio? Dalle signore. Cosa state facendo qui? Allora, abbiamo organizzato la prima mostra di pittura e di fotografia per dare un segnale verso la cultura al nostro territorio. Organizzata con chi? Con i vostri associati o è aperta al pubblico? Abbiamo organizzato attivamente l'associazione con tutti i membri, ma ovviamente gli espositori sono tutti esterni, artisti della provincia di Salerno ma anche dell'intera regione Campania che ci hanno onorato con le loro opere, con la loro presenza. Noi abbiamo cercato di far conoscere questi artisti al nostro territorio e soprattutto di far avvicinare i giovani alla cultura. Il premio è particolare, in cosa consiste? In una semplice targa che riceverà il primo, il secondo e il terzo classificato per la pittura e per la fotografia. Per la fotografia c'è... È questo a cui mi riferivo. Sì, per la fotografia c'è un premio speciale che è il premio Facebook, perché ci siamo adeguati alle nuove tecnologie e quindi diamo la possibilità anche ai ragazzi che sono in rete di votare la loro fotografia preferita. Perfetto, questo signore accanto chi è? È un membro attivo della nostra associazione che ci rappresenta anche a livello istituzionale. Ti vuoi presentare? Vincenzo Sessa, consigliere comunale di Fisciano, delegato alle politiche giovanili e membro dell'associazione Primavera. Ma questa associazione Primavera da quanto esiste? Esiste da 2 anni e ci siamo caratterizzati per varie iniziative sia sociali che culturali, soprattutto impostando la nostra azione sulla legalità. Questa è la prima, infatti, manifestazione. So di una vostra bella amicizia con Don Luigi Merola. Sì, cioè abbiamo una forte collaborazione con Don Luigi, abbiamo organizzato vari incontri nelle scuole per sensibilizzare i ragazzi al problema della camorra, i problemi appunto dell'infanzia che Don Luigi ben rappresenta e anche abbiamo inoltre organizzato presentazioni di libri e varie altre cose. Siamo impegnati anche a livello politico con scelte, ad esempio con il referendum e con varie iniziative. Ovviamente siamo apartitici, però appunto siamo attivi anche politicamente. Prossimi obiettivi? Il prossimo obiettivo sicuramente ripetere questa bella iniziativa che già ha avuto un buon successo, perché hanno partecipato tanti artisti e ci sarà a breve la presentazione del nuovo libro di Don Luigi Merola, La voce del creatura, che proprio sia il titolo del libro. È l'associazione La voce delle creature. Che ha Don Luigi Merola e cerchiamo di essere presenti sul territorio per coinvolgere quanti più ragazzi è possibile, avvicinarli attivamente alla vita sociale e culturale del paese. Grazie.